Lei ha 6 mesi di vita, mi disse l'ufficiale medico alla visita di leva. Anni dopo lo cercai, volevo fargli sapere che ero sopravvissuto, ma era morto lui. È andata sempre così. Mi pronosticavano la fine, io sopravvivevo, sono morti loro. In compenso per tutta la vita ho combattuto contro atroci mal di testa. Ora sto provando questo rimedio cinese, ma ho provato di tutto. A suo tempo l'Optalidone non accese molte speranze. Ne spedì un flacone pure ad un giornalista, Mino Pecorelli. Anche lui è morto. I film che ho fatto tendo a dimenticarmi e quindi faccio pure fatica a ricordarmi le ragioni per cui quei film li ho fatti. Però mi viene facile ricordare che li ho fatti perché ho preso una fissazione per certi tipi di personaggi, insomma. Per me è stata una grandissima avventura quella di andare con un giornalista come D'Avanzo proprio nei meandri del potere, andare proprio a vedere da vicino quella che proprio D'Avanzo chiamava la inevitabile natura occulta del potere italiano. Per 3 ore D'Avanzo mi sale strette e quando finimmo l'incontro disse non ci ha detto assolutamente niente. E lì fu una grande sintesi della potenza di Andreotti, cioè di un uomo che è capace di parlare per 3 ore senza dire nulla. E questo nella sua tragedia, è una grandissima dote. L'Italia c'entra molto nel Divo, ecco, ma non negli altri film, secondo me. Se c'entra, c'entra in maniera marginale. Come poi questi film arrivino, se arrivano a raccontare Brandelli d'Italia, non lo so. Sono tipi umani, molti neanche necessariamente italiani, sono tutte figure dense di problemi umani e quindi sono italiane per comodità, perché sono io italiano, ma potrebbero essere anche scandinave. Mi è mai piaciuto tantissimo lavorare con gli attori, è anche il motivo per cui cerco sempre degli attori che ritengo che siano estremamente bravi e non ho quasi mai l'ambizione di far diventare io bravo un attore, perché gli attori estremamente bravi mi facilitano molto la vita, cioè mi liberano degli spazi di tempo che quando fai un film sono sempre pochi, per dedicarmi a quello che mi piace molto, che è lavorare sull'immagine, lavorare sulle composizioni, delle sghembe idee di ripresa per poi montarle in un certo modo. Every single dream I have in my sleep.